Il futuro dei 60 lavoratori della Framiva è sempre più nero. Il 24 luglio è scaduta la cassa integrazione, ma nel frattempo per loro non c'è nessuna soluzione occupazionale all'orizzonte. 3 mesi fa il preavviso del licenziamento, ora resta solo l'indennità di disoccupazione, mentre resta il nodo della proprietà, anche questo, del sito di Bazzano, nelle mani del curatore fallimentare. Un dramma consumato nella più assoluta indifferenza, come spiega il segretario della UILM, Clara Ciuca. C'è una situazione drammatica di persone che hanno delle famiglie a carico e quindi si ritrovano senza prospettive di lavoro nell'indifferenza totale, cioè nell'indifferenza delle istituzioni, dei partiti in quanto tali, di tutto ciò che è la vita sociale di questa città, è indifferente. E questo è l'ennesimo dramma che noi stiamo affrontando. Queste sono 60 famiglie che già vengono da altri fallimenti, si ritrovano in questo momento a livello di salario, sì, una NASPI che comunque per 24 mesi l'aiuta, ma senza una prospettiva di lavoro, e questo è il drammatico, avendo un'età che non è né della pensione né facilmente ricollocabile. Non può essere che siamo completamente tutti indifferenti a questi drammi, perché dopodiché ci riempiamo la bocca di prospettive, di quello che si può fare, però queste poi sono le realtà che vanno avanti senza che nessuno si può anche perdere delle battaglie, ma bisogna farle. Qua non si è fatta neanche una battaglia. FIM, FIOM e UILM avevano chiesto la riconsegna del sito al curatore, slegandolo da Framiva, la cui vicenda a livello giudiziario non è ancora risolta. L'odissea dei 170 ex dipendenti Otefal si trascina dal 2008. Nel 2012 il concordato preventivo. Alla gara risponde Madar, che subentra nel 2013, ma resta solo un anno, nonostante volesse fare grandi progetti, così avevano dichiarato. Nel 2015, alla quinta asta fallimentare, la Framiva si aggiudica il sito, ricollocando i lavoratori, ma senza completare l'acquisto del sito. Dall'impegno poi la faccenda è quella che tutti sanno.